Ciao ragazze, oggi sono tornata con un nuovo video per parlarvi dei prodotti bocciati. Allora, iniziamo dal make-up, quindi dagli ombretti. Allora, io boccerei questa palettina qui, quindi gli ombretti, il primer e il correttore. Appunto, questa palettina la boccio perché non colora, gli ombretti non colorano per niente. E fanno tantissima polvere, ma in realtà sull'occhio non si vede assolutamente niente. Dopo un'ora l'ombretto che vi siete messi si va a perdere. Comunque questa palettina è della New York Color. Ovviamente palettina dell'Essence, quattro colori che conoscete tutti. È la 01. Appunto, questi qua non colorano neanche questi, soprattutto il viola e il grigio, mentre il nero colora bene. Io boccio questa cipria, è la 07 dell'Essence, questa qui. Infatti l'ho consumata perché le voglio consumare, così poi io non li vado più a comprare, perché non mi sono trovata per niente bene. Questa cipria non fa durare il fondotinta, cioè sul viso non rimane nulla. Per me è inutile come cipria, no, opacizza, non fa nulla, niente. Anche parliamo del fondotinta. Questo fondotinta 60 Max Factor. Qui ho preso la tonalità più chiara, io sono bianca. Niente, questo fondotinta è molto pastoso, è difficile da stendere e forma anche delle macchie. Sì, forma delle macchie sul viso dopo un'oretta che si asciuga, diciamo che la pelle lo assorbe. Forma delle macchie, quando mettete della cipria fa delle macchie. La 04 beige. Ecco, questa qui appunto è così, si apre, c'è il tappino, c'è il pennello, questo pennello qui. E niente, questa cipria profuma, però sul viso non appesantisce ancora di più il fondotinta. Se mettete un fondotinta con questa cipria, molto finto, pesante, sembra che vi siete messi un chilo di fondotinta, un chilo di cipria. È molto pesante questo qui della Kiko. Sulla mia pelle ha creato allergia, nel senso che dopo una settimana che l'ho usato per 3 volte, dopo che toglievo il trucco, avevo tutta la pelle irritata, rossa, mi veniva anche da grattare. L'ho provato tante di quelle volte, dopo 2 mesi l'effetto. Due smalti boccio, abbiamo questa qui della Deborah. Questo viola è bellissimo, cioè lo sto quasi per finire, però quando si applica sull'unghia è veramente pastoso, è difficile da stendere, non è... È molto pastoso, cioè se lo applicate bene, vi fa anche delle montagne, montagnette, molto, poi si asciuga subito, però è molto pastoso, molto molto pastoso. E un altro smalto simile ed è quello dell'Essence, questo magnetico. Questo magnetico è molto pastoso, fa le montagnette, che magnetico non fa un grande effetto. Forse perché mi piaceva questo colore. Non c'è neanche il numero, mi sa. No. Non lo so. Comunque questo colore è bellissimo, però è molto pastoso, anche se non fa i magnete lì, le linee non lo fa, non fa niente, però è proprio pastoso. Non mi piace, non mi piace proprio l'effetto. Per ultimo prodotto abbiamo questa qui, infatti la sto finendo, però a me non piace assolutamente da bocciare. Questa qui è della... Lasciate vedere, è della Clinins, non so come si pronuncia, detergente cremoso. In pratica mi dovete struccare con questo. Per niente, ragazze, questo qui non strucca niente. Lo mettete sopra con l'acqua, massaggiate tantissimo, un po' di minuti, non toglie il trucco per niente, per niente. Vi rimane sopra, non toglie per niente. No, per niente proprio. E poi un prodotto che boccio, diciamo ni, non è proprio un no, ma un ni, è questo autoabbronzante della Colistar. Questo qui è la seconda volta che lo compro perché non trovo ancora un autoabbronzante che mi convince. Niente, questo problema di questo autoabbronzante è che se non lo stendete molto bene, soprattutto chi ha la pelle secca, io ho la pelle secca soprattutto alle gambe e alle braccia,
vi lascia delle macchie, quindi se non stendete bene, se non lasciate tipo 20 minuti che si asciuga e poi vi vestite, questo forma delle macchie. E poi un'altra cosa, se non lo fate asciugare, mi sporca i vestiti. E questa è l'unica cosa che non va bene con questo abbronzante. Infatti io, se non lo stendo bene, se non lo faccio asciugare, io divento una mucca. Quindi chiazze un po' di qua, un po' di là, chiaro scuro e così. E poi non dura molto, non dura per niente, nel senso che dopo 3 giorni va via, quindi dovete stare attenti a non stare molto tempo sotto l'acqua calda, non dovete strofinare con gli asciugamani perché va via subito. Niente ragazze, questi sono tutti bruciati. Ah, un'ultima cosa, volevo chiedervi un consiglio, siccome ho voglia di cambiare look ai miei capelli che non mi piacciono assolutamente, volevo fare un colore, volevo colorarli. Io la prima volta che ho fatto la tinta è stato il 22 dicembre 2011, quindi è un bel po' che non faccio la tinta, l'ho sempre lasciati così. Però volevo appunto cambiarli, siccome questa stagione va molto di moda, i colori colorati, cose così. Allora vi posto una foto e ditemi voi se mi sta bene. Sotto se non vi dispiace, e niente ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao.